L'atletica come strumento per aiutare il recupero delle donne che hanno avuto il tumore al seno e che affrontano le terapie, come modalità di prevenzione e anche per favorire l'adattamento alla malattia. Si chiama Donne in Pista, l'innovativo progetto promosso dall'unità multidisciplinare di senologia di Lucca insieme all'Atletica Virtus. L'attività fisica è infatti uno degli elementi predittivi per il mantenimento della salute a lungo termine e per la prevenzione del tumore al seno. L'attività fisica è uno dei pochi concetti fermi per quanto riguarda la prevenzione del tumore mammario. Impatta molto poco, però è una delle poche cose che sappiamo per certo avere un effetto protettivo nei confronti del tumore della mammella. Si sta parlando di percentuali ovviamente molto basse, ma è confermato questa tendenza anche nelle persone che già hanno subito un tumore della mammella. L'attività fisica riduce, anche qui sempre in termini molto bassi ma comunque significativi, la ripresa del tumore della mammella. La proposta si fonda dunque sulla pratica dell'atletica leggera adattate alle esigenze motorie delle donne con tumore alla mammella. L'attività si svolgerà al Campo Coni di Lucca da questa settimana. In casa Virtus c'è grande voglia di portare benessere fisico e psichico. L'entusiasmo, la volontà di partecipare a questa iniziativa e di trarne, oltre che a vantaggi fisici, anche un vantaggio a livello morale, a livello di vita quotidiana.